a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi ci troviamo nel sesto episodio della serie di Horizon. Ok, andiamo avanti. Audaci, preparatevi! Allora. Oggi combattiamo un male, un demone! Madre, dacci la forza! Non ci vorrà molto. Devo mettermi in posizione alla che arriva. Attaccate! Attenti ai corsieri! Li ha fatti impazzire! Allora, vediamo un po'. Si spostati però. Allora, non iniziamo a prestare un po' di frecce perché... Mi sposta di qua. Ma come l'ho preso? Via. Ma porco schifo, che è scappando di là. L'occhio, ma come, da che cazzo di bellissimo. Allora scappa. Dai, scappa. Sì, ma non scappa, guarda che non scappa. Non scappa, guarda che non scappa. Ah, porco schifo. Solo io sono rimasto. Ok. Ci siamo quasi. Spostiamo pure un po' di pesce focaglie. Via. Vai via. Allora, ok. Devo continuare con le frecce focali. Dai che ci siamo, ragazzi. Spammiamo le frecce. Chiudiamo. Cosa accompagnava gli assassini alla prova? Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Possedere le come ci sei riuscito? Mostralo. Ti hanno obbedito. Ma come? Questo? È questo che serve. Si collega al mio focus. Quindi posso usarlo. Facciamo una prova. Avvolgo un po' il cavo.
sembra che regga. Ora devo solo provarlo. Aloy, come ci sei riuscita? Teb, che cosa ci fai qui? Sei un tessitore, non un audace. Sono venuto a difendere Veglia della Madre. Ma non pensavo di vedere una cosa simile. Hai ucciso quel demone. E gli hai strappato le interiora. Il modo in cui controlla le altre macchine. Penso di aver capito. Ma prima devo provarlo. Oh, immagino sia pieno di corsieri lungo la strada per le porte dell'abbraccio. Esatto. E devo comunque raggiungere le porte. Devo parlare con Varl. Ho sempre saputo che fossi diversa, Aloy, ma... Ma cosa? Credo che tu sia un dono della madre. A prescindere da cosa dice Resh. Grazie, Deb. Ma ora devo andare. Lo so. E sarai nei miei pensieri. Audaci! Dovete riparare la porta immediatamente! Ci siamo! Non mi importa se dovete rattopparla tutta! Fatelo! Tanto io qua mi metto a lootare un po' di roba. Brom! Sono io! Dai! Cazzo lo faccio provare. Corsieri, posso provare l'overdrive su di loro? Devo fare piano. Non ho fatto tutta questa fatica per farmi travolgere da una mandria spaventata. Ti metti qui. Ok, ecco fatto! Andiamo, andiamo! Ok. Funziona! Non è ostile. Sembra quasi docile. Forse posso cavalcarlo. Monta corsiero. Ecco fatto. Andiamo a parlare con Varl, va. Mi sembra di sentire una battaglia davanti alle porte. State le porte attenti! Sembrano danneggiate. Fatelo avvicinare! Più vicino! Varl, giusto? Aloy, l'emarginata che ha vinto la prova. Sei sopravvissuta alle ferite. Tirsa mi ha detto che conosci la strada per Meridiana. La capitale del dominio Kharja. Stai cercando l'esilio? No, un traditore, Olin. Adesso sono una cercatrice, posso andare a cercarlo. Allora, va a nord, a Corona della Madre. Se ce la fai, parla con Marea, ti indicherà la strada. Se ce la faccio? È un viaggio pericoloso. Dopo il massacro dello squadrone, nessuno pattuglia più e i confini sono indifesi. Non abbiamo più un capoguerra. Non è compito di Resh. Solo perché Sona è scomparsa. Andrei a cercarla io. Ma mi ha ordinato di difendere queste porte con la vita. E così ho fatto. Hai detto che lo squadrone è stato massacrato. Come? Dopo la notizia dell'attacco alla prova, il capoguerra Sona è partita con uno squadrone. Ma cercando vendetta, alcuni audaci sono avanzati e sono finiti dritti in trappola. Un branco di macchine impazzite, corrotte, si è scagliato contro di loro e li ha massacrati. Il capoguerra Sona ha attaccato e distrutto le macchine, ma gli assassini sono fuggiti. Abbiamo subito molte perdite. Così il capoguerra Sona è scomparsa. Anche con lo squadrone massacrato, non ha rinunciato alla caccia. Ha radunato volontari e inseguito gli assassini. Non ti sei offerto? Certo che sì, ma Sona ha rifiutato. Mi ha ordinato di occuparmi dei feriti nell'abbraccio e di difendere le porte e il villaggio con la vita. Sono passati 2 giorni, ma da allora non ho più saputo nulla. Quindi non sappiamo ancora se è viva o morta. Se c'è qualcuno che può sopravvivere là fuori, è lei.
La sua prodezza è leggenda. Una lancia solida con cui tutti possiamo misurarci. Sembrerebbe essere molto forte. Ah, non ne hai idea. È mia madre. Hai detto che ho vinto la prova. Come lo sai? I sopravvissuti dicono che hai combattuto con valore, insieme a Basta e mia sorella. Vala era tua sorella. Mi spiace molto. Mi piaceva. Pensavo che saremmo diventate amiche. Se avessimo potuto. Grazie. È morta salvando altri. Non esiste morte migliore. Hai detto che la strada è pericolosa. Che genere di pericoli? Troppi, da poterli elencare. Gli assassini sono là fuori e sono riusciti a corrompere le macchine, facendole impazzire. Sì, me ne sono accorta. E i banditi, tagliagole che superano i nostri confini per attaccarci. Mi pare che si trovino in cima al fiume. Credo che dovrò creare altre frecce. Ora devo andare. Aloy, prima che tu vada a Corona della Madre e oltre, potresti aiutarmi a cercare Sona? Alla tribù serve la sua guida. Andrei io da solo, se non mi avesse ordinato di difendere le porte a ogni costo. Dov'era l'ultima volta? Sul luogo del massacro. Un'area boscosa lungo Sete del Demone, da questo lato del fiume. Potresti riuscire a seguire le sue tracce. È andata a cercare gli assassini della prova, che hanno ucciso i nostri cari e cercato di ucciderti. Io capisco, Varla. Vedo cosa posso fare. Siamo qui, ragazzi. La dea ti protegga. Allora, dovremmo andare di là. Una vita intera passata nell'abbraccio. Ora il mondo è più grande. È pericoloso più avanti. Pericoloso per te, straniero. Questa terra è dei Nora. Sì. Pena di morte a chi supera il confine. Lui di certo non è più in pena. Chi era? Ladro, schiavista e assassino. Metteva in cattiva luce gli assassini onesti. Varl mi ha messo in guardia dai banditi lungo la strada. Beh, non ci sono sempre. Non è detto che si facciano vivi. Molti si accampano e se ne stanno lì come mosche sulla carne. A meno che qualcuno non faccia qualcosa. Mi piace. Segui la scia di fumo dall'altra parte delle rovine. Mi troverai lì. Ok, ragazzi, noi non ci importa niente. Il focus rileva un'altra specie di segnale. Forse posso esaminarlo. Io vado a parlare con questa Maria. Deve essere Sete del Demone, una città dei predecessori. Porco schifo. Del mondo di metallo. Continuo a ricevere un segnale sul mio focus. C'è una minchia però, per far distrarre. Devo stare nascosta. Devo prendere un po' di sassi, va.
superato la prova. Ok, andiamo avanti. Voglio prendere pure il campo lì. Queste sono amare, ma utili. Mi sto buttando un bel po', cioè almeno mi prendo un po' di robe. Riesco un po' a crastare pure. Vale, ha parlato di un accampamento di banditi fra rovine di metallo. Deve essere quel posto. Meglio tenere gli occhi aperti. Ora capisco come. Corona della Madre. Sembra più un accampamento militare. Questo villaggio ha avuto giorni migliori. Questa è la fine degli audaci. Quanti feriti. La tribù se l'è vista brutta. Eccola qui. L'hanno nominata cercatrice. Ha il marchio della cercatrice. Le sentinelle ti hanno visto. Sei tu, Marea. Varla dice che sai la strada per Meridiana. A Meridiana? Recati a ovest. Ma i soldati Kharja ti fermeranno ancora prima di arrivare. Che ci provino. No, intendo che c'è un forte dei Kharja che protegge il passaggio da est a ovest. Si dice che l'abbiano bloccato per paura delle macchine corrotte che infestano la terra sacra. Se distruggo le macchine corrotte, riapriranno la frontiera? Penso di sì. Non ho audaci da assegnarti. Non ho chiesto aiuto. Vorresti ripulire la valle da sola? Con il mio arco. Per il tuo bene, spero che tu ci riesca. Corona della Madre difende il confine della Terra Sacra. Ci sono tanti stranieri. Sì. Non qui nel villaggio, certo, ma nella valle più avanti. Dopo la guerra gli stranieri sono stati ammessi nella valle e ora i Nora possono fare affari con loro. Si tratta di una specie di limbo. Non è terra straniera e non è terra sacra. Potresti visitare il raduno dei cacciatori. È poco più di un mucchio di rifugi e tende squallide, ma viene usata come base d'appoggio. Sembra un posto dove potrei scoprire di più su Meridiana. Quindi a ovest troverò il forte dei Kharja. E dall'altra parte Meridiana? Sì, i Kharja lo chiamano Torre Giorno, nei pressi del villaggio desolato. Quale villaggio desolato? Una volta aveva un nome, ma non ha più importanza. I Nora si rifugiarono qui, a Corona della Madre, e dovettero rinunciare alla valle. Perfino con la guerra alle spalle, consideriamo la valle una specie di barriera fra il dominio e la terra sacra. Allora sei tu a capo delle difese? Corona della Madre sa difendersi. In guerra è sopravvissuta a 15 assalti e ha respinto 3 invasioni. Resisteremo. Vivere nella gloria del passato è un modo per farsi uccidere. Forse non lo sai, ma ho vinto anch'io la prova anni fa. Come te ero piuttosto indietro e ho cercato una scorciatoia. Ho vinto a malapena. Ce l'ho fatta con una caviglia rotta. Questa non è la prova, Marea, è la realtà. Non hai capito. Farmi stanziare in questo luogo è stata una mia richiesta, il premio per la vittoria. Vivere nella gloria del passato non uccide, ma se succedesse, andrebbe bene. Quanto sia diffusa la corruzione? L'ho vista nelle macchine in cima alla valle e corre voce di macchine corrotte anche a sud. Qualsiasi cosa sia non contagia solo le macchine. Brucia la carne e infetta i feriti. Le macchine corrotte hanno punti deboli. Il fuoco sembra più efficace che con le macchine comuni. È già qualcosa. Solo la dea può rimuovere questa maledizione. A meno che non scopriamo la fonte e la fermiamo. Le matriarche hanno parlato. Possiamo solo combattere e pregare la dea. Dovrei andare. Va bene. Fa attenzione là fuori. Spero che troverai quello che cerchi. Come fai a capire se una macchina è stata corrotta? Oh, lo capirai.
Io ho visto delle macchine qui abbastanza strane. Quelle macchine, il fumo che emanano indica che sono corrotte. È ora di fare un po' di pulizia. Spellibrella, ah giusto. Porco schifo, stati fermo. Fiamme, stanno bruciando. Ok, questa cosa non doveva accadere. Questa cosa non doveva accadere, parte 2. Perfetto. Ora dovrei fare un po' di pulizia, appunto. Eccole là sotto. Intanto prendiamoci le frecce di fuoco perché... Le fiamme sono più efficaci del solito. Ma che cazzo? Le fiamme stanno bruciando! Le macchine, il fumo che emana indica che sono corrotte. È ora di fare un po' di pulizia. Ok, ho capito, faccio un po' di stealth. Allora ragazzi, provo per l'ultima volta. Andiamo a fare questa roba. Però fanno un po' stealth. Quelle macchine, il fumo che emanano indica che sono corrotte. È ora di fare un po' di pulizia. Perfetto, una è andato. Andiamo un po'. Ragazzi, io credo di continuare la seconda zona corrotta. Sembra quasi divorare il metallo. Forse è questo che fa impazzire le macchine. Potrei trovare un modo per usarla. Ok, intanto creiamo un po'. Ok, questo è già fatto. Ok. Allora. Porco schifo. Io, ragazzi, io chiudo qua. Prima zona andata. Domani ci concludiamo con la seconda zona e vedremo come andremo avanti.
Bella.